3 punti ovviamente erano fondamentali. Se tu guardi il nostro calendario, prossime 4 partite, Atalanta, Sampdoria, Milan e Juventus, questi 3 punti erano veramente importanti per noi. Merito allo Spezia, che ovviamente nel secondo tempo ha cercato il gioco e ha fatto il suo gioco per mettere noi in difficoltà, però dobbiamo gestire la palla molto meglio. Abbiamo perso troppi palloni. Dopo, quando Smalling esce, dobbiamo cambiare delle posizioni, non la struttura, però delle posizioni. Dopo vai Cristante di là, dopo perdiamo Cristante in centrocampo, dopo hai Ibañez che è in difficoltà fisica, però in panchina avevamo solo il ragazzino Ndiaye che non ha giocato ancora un unico minuto con noi. Siamo in un momento con difficoltà. Abbiamo perso oggi sicuramente 2 giocatori in più, Felix e Smalling. E è così, la nostra lotta è difficile, però la verità è che anche con tante difficoltà facciamo i nostri punti e siamo lì, quinto, sesto, siamo lì in quella posizione là. Una delle note positive, nonostante il momento di difficoltà, stasera segnano due difensori, mister, lo sviluppo anche delle palle inattive. Lavoro, ieri 30 minuti io con loro e questo tipo di situazione che a un allenatore li fa molto molto felice perché tu lavori un giorno e il giorno successivo tu fai 2 gol. È stata anche una serata particolare con la Sud che è rimasta in silenzio. C'è stato un ragazzo, un tifoso che ha avuto un malore durante la partita, mister. Sì, non ho capito, solo dopo la partita, ovviamente che speriamo che tutto va bene per lui e se tutto va bene lui fa sapere il suo indirizzo, avrò piacere di inviargli la mia giacca, così la prossima volta che lui viene con questo freddo avrà la mia giacca.